Questa è la storia di Pierino e il lupo. Ogni personaggio di questa favola sarà rappresentato da uno strumento diverso dell'orchestra. Pierino dagli archi. L'uccellino dal flauto, come questo. La papera sarà rappresentata dall'oboe. Il gatto invece da un clarinetto. Il fagotto rappresenta il nonno. Percussioni ai tamburi rappresenteranno gli spari dei cacciatori. E infine il lupo dal corno francese. Bella mattina, Pierino aprì la porta ed uscì per una nuova avventura. Ma ecco che uscì fuori il nonno. Lui era arrabbiato perché Pierino era uscito senza un motivo. «Una cosa molto pericolosa», gli disse. «E se un lupo esce fuori dalla foresta, tu poi cosa farai?» Ma Pierino non diede importanza alle raccomandazioni del nonno. Lui non aveva paura. Ma sul ramo di un grande albero, ecco che apparve un uccellino. Amico di Pierino. Tutto è calmo, canticchiava l'uccellino contento. Vero.
Pierino fu molto contenta di vederla. Qualcosa richiamò l'attenzione di Pierino. Era un bel gatto che camminava in mezzo all'erba. Il gatto disse: quell'uccellino è davvero appetitoso. E si acquattò per farne un sol boccone. Che fai? Urlò Peter. La papera, arrabbiata, starnutzò addosso al gatto. Grosso lupo grigio uscì fuori dagli alberi. La papera starnazzò di nuovo ed ecco che tutti riuscirono a scappare. Ma la papera dimenticò che doveva scappare anche lei. Il lupo era vicino. Era sempre più vicino. E ne fece un sol boccone. Il lupo girava e rigirava intorno all'albero con gli occhi cattivi. Pierino disse all'uccellino: scendi giù e fai un po' di giri intorno alla testa del lupo. Non riuscirà ad acchiapparti. L'uccellino
fece appena in tempo a scappare dalle fauci del lupo, ma il lupo riuscì ad inghiottire il suo preziosissimo cappellino. Vero, acchiappando l'uccellino, a Pierino venne un'idea. Cominciò a calare giù il gatto con una fune. E sempre più in basso. Più in basso. Acchiappò il lupo dalla coda. E teneva il capo dall'altra parte. Lui tirava da una parte, il lupo tirava dall'altra e non si capiva chi riusciva a vincere. Pierino si era arrampicato sull'ultimo ramo dell'albero, quando ad un certo punto i cacciatori sbucarono fuori dagli alberi della foresta, seguendo le orme del lupo e sparando. C'era Pierino sul ramo dell'albero che aveva legato e catturato il lupo e disse: "Non sparate! Siamo tutti al sicuro ormai." Quando tutti si sentirono davvero tranquilli, l'uccellino andò a piangere vicino alle orme della papera. E lui sentì a un certo punto lo starnazzare della papera, perché il lupo in realtà l'aveva lasciata viva. Ed ecco che sbuca fuori dall'albero.